Cari amiche e cari amici dei Vivai Le Georgiche, ben ritrovati anche oggi in vivaio. Siamo qua con una pianta perenne, è diventata la mia fioritura estiva preferita. Echinacea sta spopolando adesso nei giardini, tutti si sono accorti della bellezza di questa pianta perenne, soprattutto della facilità anche di abbinarla con altre perenni a fioritura estiva o no. Ottima pianta anche per attirare nel nostro giardino api, farfalle, insetti utili, impollinatori. Sono piante perfette da mettere in una posizione ben assolata e drenata del giardino. Impazzano all'interno di quello stile un po' inglese, un po' prateria. Vediamo come si cura, perché è una pianta davvero molto facile che potete tenere anche in vaso. Facciamolo insieme dopo la sigla. La caratteristica principale di Echinacea è quella di esprimere queste bellissime fioriture estive molto colorate nella grande varietà di cultivar che sono state selezionate soprattutto negli ultimi anni dagli ibridatori. Noi parleremo di fiore, abbiamo imparato nel video della Craspedia che le composite, le asteracee, in realtà hanno un'infiorescenza che è formata da due tipi di fiori, quelli centrali, fertili, fiori tubulari, e questi che non sono petali ma sono dei fiori sterili che si chiamano ligulari, che sono di corredo, che hanno funzione vessillare. Ricordatevelo, perché quando fate con la margherita mamano, state staccando i petali, state staccando dei fiori ligulari. Vabbè, ma chi se ne frega? Prima di partire con la carrellata di regole per la corretta cura, subito dei tips che secondo me sono fondamentali per non sbagliare. Anzitutto, come dicevo, pianta che sta bene al sole, in un terreno sciolto, drenato, non deve essere un terreno pesante dove si accumula l'acqua. All'ombra è una pianta che non muore ma fa molto fatica a esprimere le fioriture, quindi lo eviterei. Altra cosa, se potete, soprattutto se avete dei terreni un po' pesantucci, non andate a metterla a dimora durante l'autunno, magari aspettate la primavera, l'estate, perché potreste avere dei problemi di marcescenza durante l'inverno. Di solito le perenni si spartiscono, si propagano molto facilmente per divisione dei cespi. Si può fare anche con Echinacea, è una pianta che non ama tanto essere disturbata, quindi magari quando la mettete a dimora lasciate lo spazio perché formi dei bei cespugli. È una pianta che non ama essere disturbata. La potete combinare con tantissime altre perenni: sedum, rudbeckia, phlox, gailardia, monarda, solidago, lavanda, anche con graminacee come Pennisetum alopecuroides o Pennisetum rubrum. Come anticipavo, è una pianta che per esprimere al meglio le sue fioriture gode in una posizione di pieno sole, di mezz'ombra, ma dovrebbe avere almeno 6 ore di luce per fiorire correttamente, intendo luce diretta durante l'estate. Il vantaggio di utilizzare delle piante perenni nel giardino è che sono molto rustiche anche al gelo, forse d'inverno non si presentano splendenti, è chiaro, ma è una pianta che resiste a meno 15, meno 20 gradi, quindi che la si utilizzi in vaso o in aiola è spendibile nella maggior parte dei territori della nostra penisola. Per quanto riguarda le bagnature, ho dettagliato un pochino le casistiche, come comportarsi nei diversi momenti dell'anno, trovate le istruzioni qua sotto nell'articolo del nostro blog, è linkato in descrizione al video. In poche parole, il mio consiglio è quello di essere abbastanza accorti con le bagnature dopo l'impianto, quindi quando l'apparato radicale inizia a espandersi oltre la buchetta che abbiamo fatto, teniamo sempre un pochino di umidità. Poi nei periodi vegetativi meno caldi possiamo andare a bagnare anche una volta o due alla settimana. È una pianta molto resistente alla siccità, quindi piuttosto che mantenere sempre il terreno umido, cerchiamo di farlo asciugare prima di bagnare nuovamente. Saranno più frequenti le bagnature invece durante la stagione estiva, quando fa molto caldo, e in aiola io l'Echinacea la bagno anche tutte le sere o giorno sì giorno no. Durante l'inverno le bagnature possono essere addirittura sospese, ovviamente il terreno ha una sua dotazione naturale di umidità che normalmente è più che sufficiente. Comunque le cose importanti sono due: è una pianta che non ama essere sovrirrigata e quindi, piuttosto, dato che è tollerante alla siccità, nel dubbio saltate la bagnatura. L'altra cosa fondamentale nella coltivazione di Echinacea è utilizzare il giusto substrato. Se siamo in vaso è indispensabile avere un substrato con della pomice in miscela. Utilizzate One, One Plus, One Ready. Anche in aiola, se non abbiamo la certezza che il terreno sia ben drenato, quando andiamo a fare la buca di impianto stiamo abbondanti in larghezza e profondità,
e riempiamo questa intercapedine sempre con del terriccio leggero come i suddetti One One Plus One Ready. È una pianta che non ha grandi esigenze in termini nutritive, di solito si accontenta di quello che c'è nel terreno. Se avete dei terreni molto poveri o se volete dare un po' più di pappa, potete utilizzare ad esempio un concime per piante fiorite. Io utilizzo quello di Cifo, sì, ogni tanto io una concimatina gliela do e ne approfitto anche per mettere insieme un pochino di biooro che lavora davvero molto bene sulle fioriture. Se coltivate l'echinacea in vaso potrebbe anche essere utile, magari soprattutto laddove non si cambia frequentemente il terriccio, andare a ripristinare un pochino di fertilità con la leonardite, quindi potete usare Biotron di Cifo, è perfetto, Biotron S. Andate ad asportare la superficie del terriccio, magari due volte l'anno a marzo a settembre, ad asportare i primi 10 cm di substrato, sporcatina di leonardite e poi rifate il topping col terriccio fresco. La propagazione, come anticipavo, può essere fatta tipicamente nelle perenni di questo tipo per divisione dei cespi, si può propagare anche per talea, si può propagare anche da seme, il frutto che si forma da questi capolini è un achenio. Sulla propagazione non sto qua a dettagliare, se vi interessa avere qualche istruzione in più vi rimando come prima all'articolo del blog. La potatura dell'echinacea è una potatura molto leggera che va a rimuovere lo sfiorito o magari le parti danneggiate. In realtà c'è un intervento che io vi consiglio. Gli inglesi lo fanno spesso su tutte queste piante perenni che hanno una fioritura tardiva dell'estate e dell'autunno e si chiama Chelsea Chop. Chelsea Chop perché questo intervento di potatura pesante si fa normalmente alla fine di maggio, all'inizio di giugno, quando in Inghilterra si svolge la manifestazione famosissima del Chelsea Flower Show. Adesso vedete un pochino qual è il problema un po' più critico di queste piante, è che tendono ad allungare molto gli steli, poi c'hanno questi fiori pesanti alla sommità e quindi poi ciondolano, vanno un pochino a destra e a manca. Con il Chelsea Chop, prima delle fioriture, perché siamo ancora in anticipo, viene accorciata la vegetazione, ma proprio gli inglesi lo fanno con delle cesoie brutalmente, di un terzo, un mezzo. Questo fa sì che dai nodi intermedi della vegetazione partano delle ramificazioni, quindi abbiamo più steli che portano il fiore, più bassi, i fiori sono più fitti, magari perdono un pochino nelle dimensioni, ma vi assicuro che l'effetto è straordinario. Vi tornerà utilissimo ad esempio con i sedum, tipo i telephium. Sapete che alzano tantissimo il fiore, tendono sempre a cascare di qua e di là. Provate a fare il Chelsea Chop con queste piante e vedrete che la vegetazione rimarrà più compatta, più uniforme, più continua. Tra l'altro questo intervento nelle bordure omogenee viene fatto anche in maniera scalata, cioè se avete un super cuscino di rudbeckia potete ad esempio tagliare solo la parte davanti con il Chelsea Chop, perché ritarda un pochino le fioriture questo intervento, quindi avrete dietro tutte le fioriture che partono, dico rudbeckia ma anche echinacea, anche sedum, anche tante altre fioriture perenni estive, e poi in un secondo momento partono tutte le fioriture davanti, avete questo gioco scalato. Oltre a essere una pianta resistente al gelo, alla siccità, agli asteroidi eccetera, è anche molto resistente nei confronti dei parassiti, non ha malattie particolari da segnalare. Ci sono le lumache che ogni tanto vanno su queste foglie, tra l'altro bellissime, ruvide, di un bel verde intenso. Potete utilizzare nell'intorno della pianta una polvere di roccia come il litotamnio per scoraggiarle. Sulla vegetazione potete sparare della terra di diatomee, abbiamo il Wretched Seal, quello pronto uso, sullo shop online, andate a vedervelo, in modo che questi cristallini sulle foglie scoraggino, disincentivino un pochino l'arrivo di questi molluschi. Anche a livello di malattie fungine, in qualche annata particolarmente sfavorevole, potreste trovare oidio sulle foglie e lì funziona molto bene una miscela che vi ho già presentato con 8 grammi di arancioil, 2 grammi di lecitina di soia, 10 grammi di bicarbonato di sodio e di potassio, tutto miscelato in un litro d'acqua e poi andiamo a spruzzare sulla vegetazione. Gli oli essenziali dell'arancio e dell'arancioil vanno ad inibire la germinazione delle spore degli omiceti come l'oidio, il mal bianco. Perfetto, io ho finito qua la presentazione di questa pianta. Veramente negli ultimi 10 anni c'è stato un boom di cultivar di varietà.
andate sullo shop online, vedete la nostra collezione, troverete sicuramente qualcosa che fa per voi. Io vi ringrazio per l'attenzione, se questo video è stato di vostro gradimento lasciate un mi piace, se non l'avete già fatto iscrivetevi al nostro canale YouTube. Seguiteci anche sul nostro canale Instagram, @legeorgica. Io vi ringrazio per l'attenzione, ci vediamo la prossima settimana con un nuovo entusiasmante video. Il nostro hashtag è sempre lo stesso, Make the Jungle. Ciao clan georgici!